immagine l'Italia si è inventata l'immagine della Magna Grecia, un grande paese della cultura, del diritto, dell'arte, della storia, dell'università, della ricerca, dei beni pubblici che hanno reso straordinariamente rilevante questo paese, mentre fateci caso, stanno ormai svendendo la democrazia, svendendo le coscienze attraverso una privatizzazione collettiva di tutto, dalla privatizzazione dell'acqua alla privatizzazione della protezione civile, alla privatizzazione della difesa, alla privatizzazione di tutto e attenzione soprattutto alla privatizzazione della cultura, dell'università e della ricerca. Due esempi, il film di Totò che vede la Fontana di Trevi che fa tanto sorridere rischia di diventare realtà come vorrebbe il ministro della cultura Bondi, e attenzione a quale sarà la scuola del futuro. Chiudo su questo e poi vi saluto. Non so se avete letto che il presidente del consiglio Berlusconi l'altro giorno è andato a inaugurare un corso di formazione del CECU. Chi erano i professori? Due professori, uno Marcello De Luca. Certo. No, certo, capisco che un esperto pare che tenga un trattato, una relazione, una lexio magistralis sui rapporti tra mafia e politica, quindi immagino che può essere anche interessante, però attenzione, accenno dei punti che insegna al centro. Quindi se passa la privatizzazione della scuola, avremo dei punti, avremo Verdini che parlerà magari dei rapporti tra i centri di potere e la politica, avremo Flavio Carboni, avremo il capo degli ispettori che parlerà, Miller, quello dei salotti, che dirà come deve essere la magistratura del futuro. E l'altro professore dice poco, perché molti non lo sanno, forse appunto qualcuno lo saprà, Ubaldo Rivolsi, che tiene una lezione magistralis, si pare sui rapporti tra economia, società e mercato. Vi dico solamente che è sotto processo per bancarotta fraudolenta. Quindi direi una persona che dirà. Quindi per salutarvi, poche parole, però per dirvi che come stanno effettivamente prosciugando la storia di un paese e quello che oggi ci sembra gravissimo, domani meno grave perché ne fanno una ancora più grave. La legge bavaglio che oggi ci sembra una cosa peggiore, domani sarà superata da una legge che sarà ancora peggio. Ecco perché il tempo che ci rimane è poco, svegliamoci, riprendiamoci non solo la Calabria ma il paese in modo democratico, in modo pacifico. Ma credo che ognuno di noi in questi momenti deve sentire dentro una molla che lo spinge a fare qualcosa di più del proprio dovere. Già il proprio dovere in questo momento è rivoluzionario ed eroico, ma non è sufficiente. Dobbiamo impegnarci per il bene collettivo, il bene pubblico e finalmente per uno sviluppo economico in Calabria che ridia dignità a un popolo che secondo me è stato in questi anni truffato sostanzialmente da un ceto politico, un ceto di imprenditori, un ceto mafioso che gli ha fatto credere di utilizzare i soldi nell'interesse collettivo, invece l'ha fatto esclusivamente nell'interesse proprio. Grazie.